È la politica ad aprire questa nuova edizione delle nostre Breaking News con il colpo di scena che si è registrato in provincia nel giorno dell'assegnazione delle deleghe. La consigliera leghista Cinzia Santoni si smarca e appoggia la linea Polcri. PD assente e torna dunque la maggioranza di centrodestra in sala dei grandi. Cambiamo adesso argomento con la visita del presidente della regione Eugenio Giani alla Pizzarotti di Lucignano. L'azienda è direttamente coinvolta nella costruzione della galleria dell'alta velocità a Firenze, poiché produce i conci in calcestruzzo che servono per il rivestimento della struttura muraria. Ed infine andiamo a San Zeno, dove stamani è stato completato e rinnovato un nuovo tassello con il progetto di riconversione dell'impianto con l'inaugurazione del biodigestore anaerobico. Il tutto con lo stesso apporto dei rifiuti. Al momento il metano va direttamente in rete, poi anche nelle stazioni di rifornimento. Questa è la nostra ultima notizia, vi ricordo che per rimanere informati potete seguire Teletruria.